segnano le scuole, sarà di croce le strade, hanno di municipi, dai servizi locali. Queste sono le chiavi della città, non più pensa che avete perché sta solo all'aula consigliare. Questa è la voce di tutti quanti che vanno avanti Roma. È Roma dei romani, non può essere un pezzo di strada regalata agli stranieri. Roma è tutti coloro che oggi ogni giorno la vivono. Ed è fatta una città 10 volte Milano. È una città che arriva a Bassimina, è una città che arriva sul Tevere, è una città che è enorme e ha milioni e milioni di cittadini. Al suo interno ha lo Stato Vaticano, ha il governo di questo paese. Roma è fatta di tutti i suoi dipendenti, quella che la animano, la fanno vivere, la rendono la città più bella del mondo. E Roma non potrà mai essere distrutta da questa politica che consuma. Roma è fatta di tante famiglie che ogni mese vivono del loro stipendio, perché hanno vinto un concorso. Tutti quelli che stanno qua hanno vinto un concorso e non sono amici degli amici di nessuno. Gli amici degli amici di nessuno. E se qualcuno prova in qualche modo a strumentalizzare il lavoro, avrà da noi la risposta. Oggi è la prima risposta che i dipendenti di Roma Capitale danno a un'amministrazione che sempre più non ci merita. Noi ci rimangono soltanto i cittadini, non la politica che ci consuma. Allora, questo è il primo segnale che CGL, CISL, la RSU di Roma Capitale nella sua interezza comincia a dare a chi vuole svilire tutti quanti noi, a chi sta impoverendo le nostre famiglie, a chi non ha capito che i servizi si danno con le persone, con i propri dipendenti, non si danno con i proclami. Ai falsi poliziotti di questa amministrazione che dicono di voler essere legali e quando all'interno della loro illegalità portano avanti soltanto gli amici degli amici. Gli stanno soffatti di illuminati, non sono fatti di vicino con questo. E questo è importante dire. Stanno di prendere 120, 130 mila euro mese, che vengono messi al paio di guadagni a 1000, stanno di più giorni servizi alla città. Allora, CGL ci seguiva la RSU di Roma Capitale, oggi voglio incontrare i lavoratori perché tutti quanti insieme, il sindacato, perché il sindacato è questo, sono le persone che tutti i giorni tengono Roma viva. Molti lavoratori stanno ancora arrivando, perché come voi sapete Roma è enorme. Tanti lavoratori si sono autoversati prendendo pullman. Allora stiamo aspettando anche loro per rispetto, li stiamo aspettando.